di San Isidro, bel posto San Isidro. Facciamo un giretto insieme. Perché dico bel posto? Perché è nel posto perfetto, magari non per fare turismo, però è attaccata all'autostrada, a metà fra Santa Cruz e Las Americas, lo Sgre. In realtà è più vicino a Las Americas e a Los Cristianos, quindi il sud turistico, che non Santa Cruz. Comunque è sull'autostrada e in un attimo si va sia da un lato che dall'altro, quindi è una posizione geniale. Montagne dietro, autostrada davanti, El Medano a 3-4 km verso il mare, è praticamente perfetto. E la cosa bella del Medano, la cosa bella di San Isidro è che costa poco, perché molti vengono a abitare da queste parti perché ha dei prezzi imbattibili. Imbattibili vuol dire che, sebbene, se non stiamo parlando di case in provincia o sperse chissà dove, stiamo parlando di un centro di 20.000 abitanti, quindi una città che vive di se stessa. Uno può venire qua senza dover uscire dal paese, c'è assolutamente tutto. Vivere qua costa molto poco perché gli affitti, sebbene anche qui siano molto aumentati, gli affitti costano dai 600 ai 900 euro al mese, ma con 900 euro già ti danno una casa con 3 o 4 camere, bella, eccetera. I prezzi sono molto molto bassi, non solo negli affitti, ma anche negli acquisti, perché appartamento, gli stessi appartamenti che dicevo prima, costano dai 65 ai 130 mila euro. Al sud della America, con 130 mila euro, compri uno studio, cioè un monolocale, e neanche tanto bello, in una zona sfigata. Mentre qua, con 130 mila euro, compri un gran bell'appartamento. Questa è la differenza. Ci sono anche le case in affitto. Al momento non ce ne sono, però ce ne sono in vendita. Si trovano delle case a schiera a partire dai 140 mila euro. Una casa indipendente, normale, costa 350, adesso dico prezzi sempre più o meno in generale, eccetera. Con 800-900 mila euro si trova una bella villa di lusso. Capite perché la gente viene abitare a San Isidro? Qui siamo in una zona abbastanza nuova, non l'ultima, però abbastanza nuova. Dai centri turistici c'è sempre questo sapore sudamericano, quindi pochissimo verde, anche perché siamo in un posto dove piove molto raramente. Qui l'amministrazione dà molto poco spazio a spazi verdi, spazi per bambini. Qui ne abbiamo un esempio. Fatto bene, nuovo, e sono dei bei giochi, però guardate che tristezza, cazzo, metti un albero, un qualcosa. Un recinto, boh, mi sembra un po' messo lì perché lo dovevo fare, cioè con poco amore. Non so se è solo la mia impressione. I bambini hanno bisogno di verde, di un parco e non solo dei giochi buttati lì. Certo, senza verde, c'ho costi di mantenimento molto inferiori. Vi faccio vedere un po' di stradine tipiche di San Isidro, strade che fanno pensare a una città sudamericana. In realtà è quello, è la cultura, anche la cultura è quella. A proposito, qui abitano tantissimi sudamericani e anche tanti italiani. C'è tutta sta roba, le varie officine, i vari specialisti. Questo è un gran bel posto perché, ovviamente, costando meno, le officine non sono in centro Las Americas, sono i turisti.
spazi vuoti e tantissime costruzioni incompiute. Un po' più fine, anche se fine non è, quindi si vede qui una sono costruzioni di già qualche anno fa. Concludo questo video con queste immagini perché questo è quello che io penso di San Isidro, case talvolta nuove, talvolta di qualche anno fa e case vecchie, qui sono case di magari 50 anni fa, mai finite, che sapete che se non si finiscono completamente non bisogna pagarci le tasse, cioè le tasse diventano obbligatorie solo quando la casa si è finita, per quello che lasciano sempre un muro come quello che si vede laggiù, lasciano sempre un muro ancora da fare, da terminare. E questo è quello che penso di San Isidro, sì, vedete tanti spazi vuoti, tante case, tante persone, nello stesso tempo tanta comodità perché si può vivere con pochi soldi, perché comunque c'è gente semplice e simpatica, gente di un livello medio-basso e basso, con questo non voglio dire gente, non voglio criticarla, però comunque medio-basso e basso, gente che non vuole spendere tanti soldi, gente che vive del proprio lavoro, gente che apprezza il fatto di essere molto comoda con l'autostrada di fianco, il mare davanti e non dover fare tante storie come Las Americas e Los Cristianos a impazzire tutti i giorni con parcheggi, traffico, prezzi alti, sfruttamenti vari nel lavoro, eccetera. Qui queste cose sono tutte un po' meno. Per cui se uno piace questo stile un po' sudamericano, anche talvolta sud italiano, qui si sta benissimo. Alex, vivresti a San Isidro? No, non è il posto per me perché sono cresciuto, ho sempre vissuto in delle città medio-grandi e 20.000 abitanti per me sono troppo pochi, inoltre non ci sono abbastanza spazi ricreativi, perché sì, lo spazio c'è, però è così, non c'è tanto da fare se non qualche bar similare ai bar che in Italia c'erano negli anni 70, quindi non è il posto dove mi piace andare. Alex, investiresti qui? Sì, investirei, perché qui c'è tanta gente che vive e tanta gente che si trasferisce qui. Negli ultimi 15 anni la popolazione di San Isidro è raddoppiata da 10 a 20.000 abitanti. Questo dice tutto sul mercato immobiliare. Quindi comprare un appartamento da poco, non si parla di lusso, appartamento con una o due camere da letto, due meglio, perché qui tanti hanno bambini, due camere da letto, una terrazzina, magari un garage, qui ci sono tante case con garage e cantina, si può veramente fare un buon investimento perché si può affittare tanto da ricevere una rendita piuttosto corposa, cosa più difficile magari a Las Americas o a Los Cristianos. Quindi vivere non sarebbe il posto per me, però come investimento sì, perché credo che non solo sia un posto conveniente al giorno d'oggi, ma anche nel futuro sia un posto che darà molte soddisfazioni dal punto di vista della rendita immobiliare. San Isidro, Tenerife. Non dimenticare di mettere il like e di iscriverti al canale.